Buongiorno, eccoci alla seconda lezione del corso di geometria in cui parleremo di alcuni enti fondamentali, quindi una lezione in cui ci accorderemo sulle definizioni di alcuni oggetti che già sicuramente conosceremo per il loro comune e frequente utilizzo che facciamo nella vita quotidiana, ma dobbiamo cercare di accordarci sulle definizioni da dare in maniera corretta da un punto di vista matematico e geometrico. Bene. Partiamo con alcuni enti fondamentali che già conosciamo, ovvero la semiretta e il segmento. La semiretta, diciamo che è l'insieme di tutti i punti formato da un punto scelto a caso, che chiamiamo O, origine della semiretta, e da tutti i punti che lo seguono o lo precedono. Quindi, se io scelgo a caso un punto su una retta, ad esempio il punto A, si formeranno due semirette, quella che va dei punti verso sinistra e l'altra dei punti verso destra. Quindi in ogni retta, scegliendo a caso da un punto, si formano due semirette. Invece il segmento è l'insieme dei punti compresi tra due punti scelti a caso su una retta, chiamati estremi del segmento. Quindi io scelgo a caso A e B, i punti contenuti all'interno, quindi tra A e B, formano il segmento. A e B sono gli estremi del segmento. Anche qui si può immaginare che si possono scegliere due punti qualsiasi, se ce ne sono infiniti sulla retta, quindi in ogni retta io potrò costruire infiniti segmenti. Bene, la stessa cosa succede salendo di dimensione, cioè andando sul piano. In ogni piano io posso tracciare una qualsiasi retta. Ecco, questa retta, che chiameremo retta d'origine, divide il piano in due semipiani. E due semipiani sono distinti, qui lo vedete, uno è questo qui colorato in giallo, l'altro così colorato in azzurrino, e la retta di origine è la retta che io ho scelto. Ne posso tracciare infinite, prendiamo questo caso, e come faccio a capire, scegliendo a caso due punti, se essi appartengono allo stesso semipiano oppure a semipiani diversi? È molto semplice. Pensiamo di scegliere due punti a caso, A e B. Tracciamo il segmento che li unisce. Questo non interseca la retta d'origine, quindi i due punti staranno nello stesso semipiano. Se invece scelgo altri due punti, in questo caso C e D, il segmento che li unisce, tracciato, interseca la retta d'origine, allora i due punti C e D staranno in semipiani diversi. Questa è una maniera ovviamente pratica anche per definire due punti se stanno o no nello stesso semipiano. Chiaramente, come potete immaginare, io posso tracciare infinite rette e quindi dividere il piano in infiniti modi. Adesso passiamo al concetto di poligono, che si raggiunge, con questa definizione condivisa, passando per una definizione sui segmenti. Allora, io nel costruire due segmenti posso costruirli in maniere particolari. Ad esempio, possono esistere segmenti consecutivi. La definizione dice che due segmenti sono consecutivi se hanno un estremo in comune. Quindi vedete qui nel caso AB, BC. È anche facile nella scrittura perché si troverà uno stesso punto nella scrittura, segmento AB e il segmento BC. Se c'è un caso particolare che i segmenti possono, si dice, giacere sulla stessa retta. Allora, se due segmenti consecutivi, attenzione, due segmenti consecutivi stanno sulla stessa retta, si dicono adiacenti. Quindi i due segmenti AB e BC, in questo caso, stanno sulla stessa retta, quindi sono ok consecutivi, ma restando sulla stessa retta sono anche adiacenti. Quindi attenzione, due segmenti sono adiacenti, allora sono consecutivi, e lo vedete, perché sta nella definizione. Invece, due segmenti consecutivi non è detto che siano adiacenti. Questi due, nella figura di sinistra, sono consecutivi, hanno un estremo in comune, ma non sono adiacenti, non giacciono sulla stessa retta. Come potete immaginare, io posso costruire anche segmenti non consecutivi, pur avendo, diciamo così, un punto in comune, questo è un punto interno in questo caso, oppure anche che non hanno nessun punto in comune, quindi non è obbligatorio che due segmenti siano sempre consecutivi. Ma nel caso di consecutivi ho dato la definizione di adiacenti che segue
ha come base di partenza l'idea, la definizione di segmenti consecutivi. Bene, se io costruisco più segmenti consecutivi, come si dice, una serie di segmenti consecutivi che prende il nome di spezzata, ecco, più segmenti consecutivi formano una spezzata. Ci sono due tipi di spezzate. Una spezzata semplice e aperta, questa, quindi AB, pensate BC, CD. Oppure una spezzata chiusa, dove l'ultimo estremo coincide con il primo. Quindi pensate AB, BC, CD, DA. Vedete che l'ultimo estremo, quindi l'estremo dell'ultimo segmento, coincide con l'estremo del primo segmento. Esistono anche intrecciate, spezzate intrecciate, semplici o aperte, ma sono casi particolari, pur sempre considerati spezzate, ma di cui non ci occuperemo quest'anno in questa parte di geometria. Ecco, la spezzata chiusa, lo si può anche intuire dalla figura che forma, va a costituire il poligono. E un poligono in effetti è una spezzata chiusa, dove gli estremi, diciamo così, dei segmenti prendono nome di vertice, quindi in questo caso sono quattro vertici, dove i segmenti che compongono la spezzata prendono nome di lati, dove la parte, diciamo così, di piano, che poi definiremo meglio nella prossima lezione, prende il nome di angolo, la parte interna, qui sono quattro vertici, quindi quattro angoli interni, e dove due segmenti non, scusate, due vertici non consecutivi possono essere uniti da un segmento chiamato diagonale. Quindi la diagonale è un segmento che unisce due vertici di un poligono non consecutivi. Quindi vedete che qui ci sono la diagonale BD e la diagonale AC. Potrei tracciare solo queste due diagonali. AB non è una diagonale, ma bensì, come abbiamo detto prima, un lato. Come si classificano i poligoni? Principalmente in due modi. Uno in base ai lati o agli angoli. Pensate ad esempio triangolo, tre lati, tre angoli, quadrilatero, quattro lati e quattro angoli, pentagono, esagono e così via. Quindi in base alle caratteristiche di lati e angoli. Ma in particolare anche si possono in maniera più generale definire e distinguere tra poligoni concavi e convessi. Diamo quest'ultima definizione. Un poligono si dice convesso se, scegliendo a caso due punti al suo interno, il segmento che li unisce è tutto contenuto all'interno del poligono. Quindi vedete che io scelgo a caso, ad esempio, questo e questo punto. Straccio il segmento che li unisce ed è tutto contenuto all'interno del poligono. Quindi, detto in altro modo, non taglia nessun lato, eccetera, eccetera. È un poligono concavo, è semplicemente il contrario. Si dice un poligono concavo è un poligono che non è convesso. Punto. Cosa vuol dire? Si può migliorare questa definizione? Beh, si può dire che se io scelgo a caso due punti, il segmento che li unisce potrebbe non essere tutto contenuto all'interno del poligono, quindi potrebbe tagliare i lati. Vedete che se io scelgo questi due punti qua, A e B, il segmento che li unisce interseca i lati e addirittura anche giace fuori dal poligono. Quindi noi potremmo anche pensare di dire i lati sono come dei muri, qui ci sono due persone, i due punti scelti, e chiaramente uno dice all'altro dove sei, non ti vedo, l'altro dice che sono qui. È chiaro che all'interno di questo possiamo pensarlo palazzo, casa, però i due muri impediscono alle persone di vedersi. Questo è un modo un po' carino, un po' diverso per considerare il concetto di poligono concavo. Bene, grazie per la vostra attenzione e alla prossima lezione.